Ma si riverbera anche sul bilancio, immagino, tutto questo nell'interlocuzione con il governo. Il bilancio del Comune di Milano attualmente è, non si riesce a chiudere, parlo del bilancio preventivo. Abbiamo tempo fino al 31 maggio, ma io continuo a parlarne con il governo, fino col Presidente del Consiglio, per manifestare le nostre difficoltà che nascono dal fatto che, l'ho detto più volte, ma insomma colgo un po' anche la vostra attenzione e la richiesta un po' di spiegare le cose. Di fatto nella pubblica amministrazione i costi sono quasi tutti fissi, perché se hai personale è chiaro, è quello. Il resto, quello che a volte si considera variabile, è un variabile sui generis, non puoi tagliare il servizio in questo momento, sarebbe anche grave. Quindi i costi sono fissi, mentre i ricavi no. I ricavi in questo momento noi paghiamo difficoltà, soprattutto perché non abbiamo i dividendi a cui eravamo abituati, in particolare da SEA, e anche perché, per esempio, pensate al trasporto pubblico, quanta bigliettazione in meno viene fatta. C'è questo paradosso che i comuni più virtuosi, più ricchi, in condizioni normali, in questo momento pagano più impegno, cioè altri hanno meno ricavi, sono più facilmente bilanciabili. Noi in questo momento io non so come possiamo chiudere il bilancio di quest'anno, però non ci sono vie altre che intervento del governo. L'intervento del governo è stato molto copioso, significativo, e ci ha permesso di chiudere in tranquillità il bilancio 2020-2021. Ad oggi il governo non parla ancora di interventi, ma è chiaro che non può essere così. No, per cui, perché l'anno scorso abbiamo chiuso il bilancio preventivo? Perché l'anno scorso avevamo 200 milioni già al momento del bilancio, poi ne sono arrivati il doppio praticamente. È chiaro che se si passa da 400, noi abbiamo avuto circa un po' più di 450 milioni, i cosiddetti ristori, riguardavano anche la pubblica amministrazione e i comuni come Milano. No? Milano ha avuto più di 450 milioni nel 2020. Più di 450 milioni nel 2021, ad oggi zero, non è possibile. Per cui in questo momento teniamo duro e io non taglio una riga di costi nella speranza che interverranno. Se non intervenissero sarebbe un grande problema, ma io penso che interverranno. Quindi la stima è quantomeno è quella cifra, 450. Sì, poi è chiaro che è un po' di braccio di ferro. No, anche un po' io dico, non sono i costi, sono fissi, in realtà possiamo fare sempre qualcosa, ma insomma noi in questo momento senza almeno un paio di centinaia di milioni di intervento del governo non riusciamo. Per cui, però, adesso per essere chiari con i milanesi, in questo momento io vado avanti e ne prendo la mia responsabilità sui costi, come se poi il problema lo risolvessimo, e quindi non taglio servizi. Rimane il fatto che siamo appesi a una decisione del governo, ne sto parlando con tutti, ho incontrato due volte il ministro Franco. Ne ho parlato col Presidente del Consiglio proprio sabato pomeriggio, la questione la conoscono, non è solo di Milano, ma per Milano un filo più grave. Grazie.